Fidanzati Antonino lo possiamo. Vabbè, allora si può portare fidanzati Antonino qui al pretorio, cella 20. Facciamo un interrogatorio. Sì. Posso? Sì, sì. Allora, Presidente, devo produrre altra documentazione che è stata trasmessa, analogo a quella che ho già prodotto in altre udienze, che è stata trasmessa all'ufficio istruzione, al procuratore della Repubblica di Palermo e successivamente ovviamente ai sostituti di udienza. E anche questa è una documentazione che riguarda gli ulteriori esiti degli accertamenti bancari che sono ancora in corso nell'ambito dell'istruttoria bis. E in particolare la produzione riguarda un vaglia cambiario che sarebbe stato negoziato a Gerardi Mario, imputato in questo procedimento, e che ammontata a lire 5 milioni e fu emesso con all'ordine di Esposito Luigi, il risultato è un nome di fantasia, e la provvista era stata fornita dall'imputato del processo bis Palazzolo Vito Roberto. Poi, altra documentazione dalla quale emergono rapporti bancari tra Russo Domenico e Lombardo Giovanni, che sono entrambi imputati in questo processo. Analoga documentazione da cui risulta la sussistenza dei rapporti bancari tra gli imputati Milano Salvatore e Lima Gaetano, nonché tra Romano Matteo e Abbenante Michele. Poi altra documentazione, sempre della stessa origine, da cui risultano rapporti bancari tra il predetto Palazzolo Vito Roberto e l'imputato Gerace Antonio. Poi una deposizione resa al giudice istruttore di Palermo in data 6 febbraio dell'86 da Calcara Giacomo, direttore del Banco di Sicilia, nella quale vi è un riferimento al predetto imputato Gerace Antonio. Altra documentazione di tenore analogo alla precedente, dalla quale emergono rapporti tra il Palazzolo Vito Roberto ed il Gerace Antonino, sempre classe 1929, perché abbiamo prima imputato Gerace Antonino. Ed infine documentazione bancaria dalla quale emergono rapporti tra l'imputato Milano Salvatore e l'imputato Raccuglia Cosimo, che a sua volta poi negoziò lo stesso titolo a Macauso Salvatore, che è indiziato di associazione per delinquere nell'ambito sempre di istruttoria bis. Quindi ricontrollando sono 7, 8, ho 9 documenti. Va bene. Va bene, allora la Corte ammette la produzione. Fidanzate Antonino. Anche lei deve rispondere del reato di cui gli articoli 416, 416 bis, 71 e 75 della legge numero 685 del 75. L'imputato è stato interrogato una prima volta il 1 marzo del 1983. 3 marzo 1983. 1 marzo. Ah sì, non primo è venuto, marzo. Sì, non è venuto l'interrogatorio perché non era l'avvocato di fiducia, non era. Sì, sì, un verbale. Sì, il 1 marzo lei non ha reso l'interrogatorio, poi il 3 marzo. Esatto. Per compianto consigliere Chinnici, grande compianto. Poi è stato interrogato. Sempre in marzo. Sì, il 3 marzo, 2 giorni dopo. Poi è stato interrogato il 5 marzo 1983 dal procuratore della Repubblica, dal sostituto, e poi anche dal sostituto procuratore della Repubblica a Milano. Sì. Infine è stato interrogato l'11 ottobre 1984. In Pisa. Il 6 aprile, sì, e poi a Pisa. No, ecco, quello del 6 aprile è quello di
No, a Roma pure in marzo. Sei aprile di che anno? Sì. Va bene, ma questo mi pare che l'avevamo... Sì, 6 aprile. Sì, il giudice istruttore, dottor Rocco Chinnici. No, mi chiedevo se ai fini della conferma leggiamo soltanto gli ultimi interrogatori, non quello precedente. Leggiamo tutti? Vabbè, noi leggiamo tutti. Sì, me ne lega, così mi rinfresco. Sì, un po', sì. Va bene, quello del... È chiaro che quello del primo marzo lei si è riservato di perché rispondere dopo, esatto. Perché non c'è l'avvocato. Cominciamo col 3 marzo 1983. E allora, contestato gli dati con il mandato di cattura, risponde di tutte le persone che la signoria vostra mi ha nominato e con le quali mi sarei associato per commettere delitti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti e delitti contro la persona del patrimonio e che sono nominate nel mandato di cattura, conosco soltanto Duca Antonino, perché suo fratello ha sposato mia sorella. Perfetto. Domanda e risponde. Da 21 anni risiedo a Milano e da 21 anni come tutti sanno lavoro con l'antiquariato. Non conosco tutto a Gennaro. L'ambiente che io a Milano tratto è tutt'altro, è un ambiente fatto di professionisti. Non è tutt'altro, perché è un ambiente fatto di professionisti. Non ho conosciuto e non conosco i fratelli Grado. Ho conosciuto Gerlando Alberti nel 1971 perché siamo stati coimputati in un procedimento nel quale sono stato assolto con formula piena. Da allora io non mi sono più visto con l'Alberti. Domandato risponde. Come ho detto, non conosco tutto Gennaro, che mi sembra di aver letto nel mandato di cattura essere coimputato nel procedimento. Se il Totta sostiene di conoscermi, desidero essere messo a confronti con lui. Non conosco D'Agostino Rosario e non ho mai sentito il suo nome. Non conosco Vincenzo Grado. Vostra Signoria mi fa presente che, secondo dichiarazione di un coimputato, io e i miei fratelli saremmo stati in contatto, in contrasto con Vincenzo Grado per questioni attinenti ad eroina proveniente da Palermo. Dio mi è testimone che non ho mai trattato roba del genere e mai la tratterò. Mai ho ricevuto telefonate da Roma da persone che cercavano di condurmi indurmi a mettermi contro i fratelli Grado. La telefonata deve essere, se telefonate sono state registrate, non riguardano e mi riguardano, si tratta di telefonate con le quali mi si informava dell'arrivo di 2 tir cariche di pianoforti e di mobili antichi. La circostanza mi è stata contestata in procedimento penale instaurato nei confronti di mio fratello Gaetano dal giudice di Torino. Non mi sarei mai interessato. Dalla finanza è stata, perché è venuta la finanza in casa mia, dove mi diceva, mi contestava, guardi che lei, in questi, perché ero sotto Natale, sotto le feste natalizie, mi dicevano, dice, lei aspetta 2 camion che arrivano dall'Inghilterra, uno carico di pianoforti, uno di mobile antico. Qua dice semplicemente la circostanza mi è stata contestata in un procedimento penale, non nel procedimento penale prima. No, io il procedimento penale. Avvicina il microfono, se no. Si avvicina il microfono. In un procedimento penale che ha avuto mio fratello Danilo di Torino, sono venuto a casa mia e mi hanno contestato solo questa circostanza. Sì. Quindi preciso che lei precisa adesso questa circostanza. Cioè praticamente la circostanza le era stata contestata, ma dalla finanza. Dalla finanza. Sia pure però nel procedimento penale che riguardava suo fratello. E quindi mi pare c'è soltanto da aggiungere questa circostanza che già lei ha aggiunto. Non mi sarei mai interessato di bische clandestine, non ho mai avuto
A che fare? Non nulla, a che fare nulla con dei catanesi ed in modo particolare con un certo Corallo. Né io né i miei fratelli a Milano gestiamo o siamo comunque interessati in società finanziarie. A Milano vivo in un appartamento composto da due camere e servizi, unitamente a mia moglie e alle mie quattro figlie. Non ho mai conosciuto Salvatore Contorno. Vostra Signoria mi contesta che in una trattoria fuori città, nella zona della Fiera Campionaria, a Milano, unitamente a Totta Gennaro e ai miei fratelli, avremmo consegnato delle valigette 24 ore contenenti eroina. Tutto ciò è falso. Io non ho mai frequentato la casa della zona della Fiera Campionaria di Milano. Non ho mai conosciuto a Milano, certo, Don Ciccio Palermitano. A Milano la mia vita si svolgeva così. La mattina uscivo per fare il giro delle gallerie d'arte dei miei clienti, dopo aver accompagnato le mie bambine all'asilo che si trova a 100 metri da casa mia. Alle 7 di sera rientravo a casa, cenavo e uscivo dopo verso le ore 22. Poi, per farmi al bar uno scopone, a mezzanotte puntualmente rientravo a casa. Questo quanto ho detto poteva essere accertato presso le guardie di finanza di Torino, per la guardia di finanza di Torino che svolse indagini sul conto di mio fratello Gaetano e quindi sul mio conto. L'ufficio contesta all'imputato che nell'aprile del 1982 egli ebbe una riunione nella batteria nella zona della Fiera Campionaria con numerose persone. Mi precisa che a detta riunione fra l'altro parteciparono una persona di circa 50 anni evidentemente, soprannominato il Tarantino, certo Saraceno, Nino Caporali e i miei fratelli. Nego nel modo più assoluto di aver partecipato a tale riunione. Nel 1982 non sono stato in carcere. In carcere a San Vittore a Milano. Dal 1971 non sono stato mai in carcere. Per essere preciso, devo dire che sono stato in carcere fin a gennaio del 1973. Da allora non ho più avuto a che fare con la giustizia. Non conosco Di Benedetto Michele, non conosco Pastura Alfonso, queste persone che lei mi ha nominato, e a Duca Antonino, che i fratelli Rimi, che è fratello di mio cognato con i Preziosi. Saranno 6 o 7 anni dal 75-76 che io non vedo Duca Antonino. La sua copia è così illeggibile come la nostra, avvocato Sbarri? Ah. Non credo che ci siano miglioramenti sensibili. No, se è meno illeggibile. Se mi dà il microfono posso collaborare nella. Perché ho annotato a mano qualche. Sì. Ah, ci sono delle annotazioni. Vabbè, anche no, noi per lettura, per chiave di lettura. Ma alcune parole non è. Insisto nell'affermare. Sì. Insisto nell'affermare che non mi sono mai dedicato. Né a bische clandestine, che per la seconda volta ha scritto con la G,
né al commercio illegale di preziosi e meno, meno che mai a traffico di sostanze stupefacenti. A Milano in questi ultimi tempi, bischi clandestini. A Milano in questi ultimi tempi sono stato fermato diversissime volte. Preciso, da 3 anni a questa parte, ho avuto 3 o 4 perquisizioni. Sono stato fermato assieme a dei miei amici, nessuno di questi è coimputato. Perché sono pittori o commercianti d'antiquariato. Nel corso della perquisizione, la polizia mi diceva, che erano a conoscenza che io lavoravo onestamente. Ma che operavano le perquisizioni perché il mio nome è fidanzato. Non ho mai sentito il nome di Gialdi Maurizio. Insisto di non aver mai conosciuto dottor Gennaro. Non sono titolare di alcun conto corrente presso istituti bancari e non ho depositi presso banche o uffici postali. Possiedo soltanto un appezzamento di 100 metri quadri di 100 metri quadri a Palermo. Ora abbiamo quello del 6 aprile. 6 aprile, esatto. Gattoni, questo contenuto sì, lo confermo. Ma lo dica per favore. Lo dica confermo. A me. Sì. Ora passiamo. Sono domande? Una. Sì, pubblico ministero. L'imputato nei vari interrogatori resi ha avuto una contestazione dettagliata degli elementi a suo carico sulle delle fonti di prova che militano contro di lui secondo l'ipotesi accusatoria. Mi sono accorto che ne manca una, che riguarda Angelo Epaminonda. Io desidero sapere se l'imputato conosce Angelo Epaminonda e se ha mai avuto rapporti con costui in caso affermativo. Ha sentito? No, non l'ho capito bene. Se conosce Angelo Epaminonda e se ha avuto rapporti con lui. No, io non questo signore io non lo conosco. Io ho letto le dichiarazioni, parte di questo processo, e dove questa persona dice che conosce me e che avevo una galleria d'arte, ma io non lo conosco. La cosa strana, come lui fa a sapere che io avevo una galleria d'arte, perché io non lo conosco, che lui poi scambia le fotografie, perché dice che Carlo, mio fratello, faceva l'antiquario, mentre io sono antiquario da un quarto di secolo a questa parte, mentre scambia a me con mio fratello Carlo. Allora è evidente che non conosce nemmeno mio fratello Carlo, questo è evidentissimo. Ha riconosciuto la fotografia sua? Si dice però che dice, conosce me, ma io non lo conosco. Di un'attività? Però dice che l'attività che io faccio da un quarto di secolo oggi la farebbe Carlo. Dice che la farebbe Carlo. È impossibile, a questo punto devo presupporre che non conosce né me né Carlo. È evidente questo. La difesa c'ha domande? Ha istanze da fare. Chiede che ma la solo istanze, nessuna domanda? No, domande no. Ma allora abbia un attimo di pazienza, che prego. C'è Giusia Latre che vuole fare una domanda. Fragomeni lo conosci? Mai sentito questo Fragomeno, non lo conosco. Nel modo più assoluto. Fragomeni Armando. Lui l'ha riconosciuto in fotografia. Avvocato, lui mi conosce a lei. In fotografia. A lei la parola. Se mi conosce in fotografia faremo il confronto. Presidente, la difesa è un'istanza da rivolgere. Come risulta dagli interrogatori dell'imputato fidanzato Antonino, costui ha segnalato circostanze ben precise, cioè a dire che durante il periodo in cui è stato a Milano, soprattutto negli ultimi tempi, è stato soggetto continuamente a controlli da parte della Guardia di Finanza, ivi compreso l'ultimo in occasione dell'arresto del fratello, che per datarlo risale al dicembre dell'anno 1981. Su questi dati la difesa intende inserire l'istanza, e cioè di fare accertamenti presso la Guardia di Finanza in ordine a tutte le attività di istituto espletate dallo stesso organo della Guardia di Finanza nei confronti del fidanzato di Antonino e i relativi risultati di questi accertamenti. Che stanza della difesa? Non avrei ragione di oppormi, desidero soltanto rassegnare alla Corte che
nel corso di più di 10 anni, mi pare che abbia fatto riferimento all'imputato, sarebbero avvenuti questi controlli. Per quanti ne possa avere subito in 10 anni, che sono composti da 3.650 giorni, saranno 50, 30, non ci credo nemmeno che siano tanti. Quindi anche se l'esito possiamo darlo per scontato, sarà sempre favorevole, ma non capisco questo sotto il profilo dell'utilità probatoria a che cosa porti. Comunque non mi oppongo, desideravo solo rassegnare alla Corte che mi pare che non sia assolutamente conducente, ma tuttavia non mi oppongo. È più limitata l'indagine perché attiene come periodo a quello che è in contestazione. Diciamo che il problema Milano, Datra e così via, data all'anno 1980, grosso modo, ma contestazioni partono alcune dal 77, quindi sarebbe dal 77 in poi. Questa la precisazione della difesa. Dal 1977? Sì, all'atto dell'arresto che è dell'83. Anche prima del 77. Presidente, come ritiene la Corte, ma se per il pubblico... No, io sto facendo, dico, una precisazione. Sì, sì. Ah, la difesa la limiterebbe dal 77? La difesa la limiterebbe ai fatti in contestazione, che vanno dal 77 in poi, secondo la rubrica. Ma se non pone limiti temporali, Presidente, soltanto per rispondere a un'esigenza del pubblico ministero che diceva sono circa 10 anni. 77-83, è stato arrestato nell'83 fidanzato Antonino, pare insomma che questo potrebbe essere conducente per altri aspetti. Come attività lavorativa. La finanza sì. È la finanza di Torino, la guardia di finanza di Torino. Di Torino, non di Milano. Sì, era la guardia di finanza di Torino, non di Milano. Di Torino, sì. Di Torino. Questa è una presentazione. Anche sull'attività lavorativa. Questo è... a Milano. No, era per comprendere lo spirito della... Sì, Presidente. I controlli che sono stati eseguiti. L'ultimo controllo... Lei dove la eseguiva la sua attività lavorativa? A Milano. Giro per Milano. Dentro a la Milano. Città di Milano, sì. E a Torino perché allora la guardia di... No, Torino aveva messo sotto controllo dei telefoni, aveva fatto delle indagini a carico dei miei fratelli e mie. E aveva messo sotto controllo per conto del dottor Saletti, saluto, una cosa del genere. Tutti i numeri telefonici. No? Allora solo intercettazioni telefoniche sono... Ed era la finanza... La Guardia di Finanza di Torino. Ma per quale periodo? Il periodo dovrebbe essere... Perché non credo che l'intercettazione... Dall'aprile o marzo dell'81 sì. al 2 dicembre 82. Presidente, le chiedo scusa. 82? 2 dicembre 81. Lui 81. Lo intende come controllo telefonico. Posso contribuire a un chiarimento? Sì. In sostanza quest'ultimo inciso dell'imputato riguarda un fatto che è noto al Tribunale. Presso la Procura della Repubblica di Torino, nel periodo aprile dell'81, dicembre 81, si svolsero delle indagini. Queste indagini riguardavano tra gli altri i fidanzati Gaetano. In occasione di queste indagini furono sottoposti a controllo alcuni telefoni e nell'occasione risultò che fidanzati Antonino
tratta, aveva questo suo commercio di antiquariato e aspettava alcune autocar. Quindi l'imputato ha riferito alla circostanza, precisando che quest'ultimo aspetto era noto alla Guardia di Finanza di Torino, perché era la Guardia di Finanza di Torino che indagava per conto del Procuratore della Repubblica, sì, di Torino. Quindi i problemi sostanzialmente sono due. Il primo problema è quello dei controlli che la Guardia di Finanza di Milano ha effettuato nei confronti dell'imputato, qui presente, periodicamente. E l'imputato li ha esemplificato dicendo ogni volta, mi diceva, lei sappiamo che lavora, si chiama fidanzata e lo dobbiamo controllare. L'ultimo accertamento lo ebbe ad opera della Guardia di Finanza di Torino, sia pure per riflesso, cioè a dire in funzione dell'indagine nei confronti del fratello Gaetano. Questo è un po'... Spero di essere stato chiaro. Allora questi controlli sarebbero controlli di carattere... E lo fermavano per l'attività commerciale. Normali controlli di polizia, no? Sì. Ma solo la Guardia di Finanza li faceva questi controlli? Adesso vorrei fare una domanda io. Solo la Guardia di Finanza li faceva? Era proprio... Ma ad ogni modo, sì, questi controlli tutti l'hanno accettato. Ma anche io penso che pure Milano lo sanno che io ho sempre lavorato. Io ho un quarto di secolo che manco da questa città. È un quarto di secolo che vivo a Milano, in una città che ospita tutti a braccia aperte e che a tutti gli uomini di buona volontà che hanno voglia di lavorare dà tanta opportunità. A me, per esperienza mia personale, me ne ha data. Perché mi hanno fatto intraprendere un lavoro che io non sognavo mai qua a Palermo di fare questo lavoro. Là mi hanno consigliato, là mi hanno istruito, mi hanno estranato a questo lavoro dove io vivevo discretamente senza aver per bisogno di far nulla. Vivevo io e la mia famiglia discretamente. Allora la Corte dispone e acquisisce informazioni presso la Guardia Finanza di Torino e quella di Milano circa i controlli anche telefonici effettuati nei confronti dell'imputato fidanzato Antonino. E per quanto dovrebbero essere e per quanto riguarda quella di Torino, anche nei confronti di fidanzati Carlo, è vero Carlo, suo fratello? Gaetano? Gaetano, a Torino. E nei confronti di Gaetano, Gaetano. E, per il periodo... No, sì, sono allegate al processo di Torino tutte queste registrazioni. No, perché sono state fatte sulle utenze telefoniche, ha specificato l'imputato. Che sono state fatte sulle utenze telefoniche, ma riguardavano anche lui, quindi se dobbiamo... Sì, dove rispondevo a chi? Perché avevo contatti io con Londra, con antiquari di Londra, che mi dovevano inviare queste cose. Ma scusi, sull'utenza di chi? Sull'utenza sua, sull'utenza telefonica sua o di quella di Torino? No, l'utente telefonico era un bar dove io tutte le sere mi recavo e telefonavo io di quel bar. Va bene, allora niente, togliamo questo per quanto riguarda quello di Torino, i controlli telefonici, basta così, e poi aggiungiamo per il periodo che va dal 1977 al 1983. Sì, questi rapporti le può chiedere benissimo. Lei fu arrestato precisamente in che mese? Il primo febbraio dell'83. Allora, mi hanno arrestato a me con la mia carta d'identità, la mia patente, allora, e la mia macchina intestata a me. Fino al, al perché lavoravo io. Fino al primo gennaio 1983. Fino a dicembre 82 io sono andato a ritirare i quadri dal restauratore, dove ho pagato che c'ho la fattura e tutto. Io lavoravo regolarmente. No, ma c'è, l'avvocato Sbacchi non c'è più, no. Ah, là in fondo. Nessun'altra domanda? Nessun'altra istanza? Vabbè. Signor Presidente, io vorrei dire una cosa. Vorrei aggiungere qualche cosa, sì. Io ho 3 anni e mezzo che sono dentro questa galera di Stato. Io sono un cardiopatico. Fin dal 1973 o 72. In questa carcerazione la cosa che è più brutta, più male che fa a un cazzo. La vita
questo. Non capisco la ragione. Ma lei ha avuto in carcere infarti? Come? Infarti in carcere ha avuto? Sì, uno può chiedere la cartella clinica alla... all'ospedale Sant'Antonio di Trapani. Ho avuto un infarto il 6 di novembre del 70, dell'85. Ora dico io perché, io non so, io certe volte vorrei annullare il cervello per non pensare. Dice perché? Perché non so se è cattiveria dell'uomo che mi tengono dentro o se è vero che esiste la reincarnazione, l'anima che si è reincarnata in me doveva essere una belva feroce. Solo questa potrebbe essere la ragione in cui io mi trovo in galera. La teoria del karma. Come? La teoria del karma. Se è vero, se è vero che esiste. Parli più vicino al microfono, sì. Perché... Ora, signor Presidente, un'altra cosa. Io nel 1983, la parte giuridica, che io poi non me ne intendo, sono proprio a tabù, la parte giuridica. Nel 1983 a me mi si fu contestata l'associazione mafiosa, Milano. Ai 16 mesi in punto sono scarcerato per decorrenza dei termini. Io sono stato interrogato per la droga di Trento, eccetera, adesso è stato pure in marzo dell'83, di cui mi fu concessa nell'84, mi sembra, la scarcerazione. Ora io dico, io non conosco sto signor Buscetta, sto signor Contorno, non c'ho niente da dire, perché non li conosco. Loro in me non hanno detto niente giuridicamente, avendo già detto, avendo già contestatomi tutto nell'83. Qual è la ragione? Quando raggiungo io i termini di scarcerazione preventiva? Questo, io sono in un'aula di giustizia ed è un mio dovere chiedervelo, è un mio diritto chiedervelo. E poi se voi riconoscete opportuno mi rispondete. Poi c'è un'altra cosa, signor Presidente, io vorrei dire una cosa. Io non sono dotto in giurisprudenza, come le ho detto. Le presenterò un'istanza io di scarcerazione. Voi che siete luminari della giurisprudenza, troverete voi la forma come mandarmi a casa. Anche perché io devo andare a trovare il sostentamento per 4 bambine. Perché mi hanno messo in una situazione economica disastrosa. Questo è quello che io volevo dire a questa Corte, in questa aula di giustizia. Vedete voi. Vabbè, lei presenta l'istanza, la Corte la prenderà in esame. Sì. Sì, vuole parlare? No, Presidente, si trattava... dell'istanza di scarcerazione per decorrenza di termini che la difesa presenterà ritenendo che l'imputato abbia maturato questo diritto. Naturalmente sarà opportunamente illustrata. Se ci sono appunto queste notizie circa le condizioni di salute. Sì, la difesa lo farà già domani, Presidente. Va bene. Non ho capito male, lei ha detto già nell'83 mi furono contestati. Contestate tutti i reati che c'è nell'ultimo mandato di cattura del signor Buscetta. Sì. E sono stato già scarcerato. Ma le dichiarazioni di Buscetta e di Contorno le sono state contestate come dichiarazioni provenienti da questi imputati solo in questo processo, non nell'altro. Anche se il titolo del reato potrebbe essere lo stesso. Sì, ma i reati sono sempre quelli. Sono sempre quelli. Sì. Però come mai a me mi scaccia? Qui, viene ritenuto inserito in un'associazione Cosa Nostra, che credo che lì non l'era stato contestato, sbaglio. Un'associazione più generica. E adesso io non saprei. E con un altro imputato. Anche perché io non l'ho mai accettato i mandati di cattura. Non li accetto perché no,
Per me è tabù tutto questo, io qua c'entro. Quindi lei sostanzialmente non sa che, che cosa le hanno contestato, lo può sapere solo il difensore. L'avvocato, io non lo so gli articoli, perché gli ho detto che io non sono dotto io in giurisprudenza, non saprei anche se legge 790, io non so che cosa possa essere. Ma vabbè, comunque lei è una persona abbastanza sveglia, che quindi si rende conto, se lei però non le legge evidentemente... Non le ho accettate, guarda, io non le ho mai accettate. So, ma nessuno le accetta i mandati di cattura, le subiscono tutti. Sì, lo so. Io sono estraneo ai fatti. Non ha accettato la notifica del mandato di cattura, questo è lui, sì. Io sono estraneo ai fatti, io qua non ci dovrei essere assolutissimamente, certissimamente io qua non mi ci dovrei trovare, perché sono estraneo a tutti i fatti, e spero che quanto prima questa corte e questo processo vada a termine e che si conclude con la mia assoluzione per estraneità totale ai fatti. Io ho fatto una vita di lavoro, signor Presidente, no? L'ho detto già più volte. Si può accomodare per conto mio, si può accomodare. Allora chiamiamo, chi chiamiamo? Grazie, lei è molto gentile. Buonasera. C'era Mineo Sera. Mineo Sera. Non erano previsti. Se dobbiamo interrogare tutti gli imputati che sono in lista, non ci potremmo arrivare. Se c'è qualche defezione possiamo... Sì, intanto che portano... Sì, dico, se dovessimo interrogare tutti gli imputati che sono in lista, credo che non ci potremmo arrivare. Altrimenti... No, chiarire perché non ce l'ho. Ma non ce l'hai qua. Non è... Come io... Lei si accomodi. Siccome l'avvocato di legge è venuto, ma dovremmo andare a tenere l'interrogatorio per le due.